In Campania è in corso la quarta edizione della settimana di protezione civile che si tiene nell'ambito della campagna nazionale dedicata a sensibilizzare i cittadini sui temi della consapevolezza e della prevenzione del rischio, oltre che a diffondere una moderna cultura di protezione civile. Le attività sono dedicate agli studenti delle scuole medie e superiori, ai cittadini e agli addetti ai lavori e puntano a diffondere le buone pratiche da tenere in caso di rischio naturale. Presso la stazione marittima di Salerno si è svolta una esercitazione dedicata al tema del rischio idrogeologico, particolarmente sentito in tutta la provincia, ma nel Salernitano, come nel resto della Campania, sono diversi i rischi naturali da cui i cittadini devono imparare a difendersi. Un'intera settimana dedicata alla protezione civile, la Regione Campania ha organizzato una settimana piena di eventi, di iniziative, manifestazioni ed esercitazioni. Oggi parliamo di dissesti idrogeologici e di emergenze meteomarine, non dimentichiamo però anche gli incendi boschivi, perché la provincia di Salerno è dilaniata ogni estate dagli incendi boschivi, sono tante le emergenze, sicuramente il territorio della costiera è molto fragile per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Noi come Campania li abbiamo tutti, i rischi, il vulcanico, il sismico, ripeto, gli incendi boschivi, il dissesto idrogeologico, gli allagamenti. Purtroppo ancora oggi si muore per frane, alluvioni, spesso per comportamenti imprudenti dei cittadini. Bisogna divulgare questi concetti e quindi buoni comportamenti di protezione civile, perché sono tante piccole regole che, se tutti i cittadini le conoscessero e le seguissero, probabilmente si riuscirebbe davvero a mandare un messaggio importante e ci si salverebbe anche la vita.